Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale di Zerdast. Oggi siamo con una nuova serie, Pokémon Xenoverse. Cos'è Pokémon Xenoverse? Pokémon Xenoverse è un gioco creato da fan del mondo Pokémon, interamente da zero. Ci sono voluti 2 anni per crearlo, il team Weedle, che è un team famoso in Italia di sviluppatori e di fan appunto del mondo Pokémon, ha creato questo gioco veramente da zero, quindi sono molto curioso di vedere di cosa si tratta. Dicono che è riuscito benissimo, è diviso in 2 parti, questa è la prima. Credo che ci riserverà delle belle sorprese. Quindi io non vedo l'ora di iniziare, spero che anche voi siate con me. Detto questo, direi di cominciare subito senza perdere ulteriore tempo. Andiamo. La intro comunque è bellissima, veramente complimenti. Le musiche sono di Cydonia. Qui avevo fatto una partita di prova, giusto per vedere se funzionava. Andiamo su opzioni, mettiamo velocità del testo veloce, scenerotta sì, stilolotte va bene, scegli cornice, mettiamo quella verde, il menu pure verde, ok, stile font smeraldo, rubino zaffiro, rosso fuoco, verde foglia, diamante perla, si può scegliere. Io vado di smeraldo, è il mio preferito. Schermo medio, ok, direi che va benissimo. Facciamo lingua, va bene, italiano, nuovo gioco, vai così. Versil, non ce la faccio più a sopportare questa attesa. Versil, venga qui. Infermiera, mi dica. Versil, ho una grande notizia per lei. Forza, mi segua. Chissà cosa sarà. Eccoci qui, Versil. Facciamo un gioco. Vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Secondo lei è un maschietto o una femminuccia? Ah, siamo noi, quindi il nostro personaggio sta per nascere. Facciamo, ovviamente, maschio. Secondo me è un maschietto. Anzi, secondo me è un maschietto. Complimenti, Versil, l'hai indovinato. E te pareva. È proprio un bellissimo maschietto. Forza, venga con me. Ecco, quelli siamo noi. Versil, resti pure un po' da solo con sua moglie. Molly, vieni. Subito, è infatti l'altra infermiera. Sì, subito. Quindi con la nostra moglie. E sono i nostri genitori, giusto? Amore mio, ti senti bene? Guarda che bellissimo bambino che hai dato alla luce. Hai i tuoi stessi occhi. E guarda. Guarda come sorride, siete 2 gocce d'acqua. Versil, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sei tu a scegliere il suo nome. Sono sicura che ne troverai uno bellissimo. Va bene, e allora, beh, facciamo noi. Che figo che possiamo scrivere senza pulsantiere, andare spostandoci lungo le lettere per scegliere. Possiamo direttamente scrivere noi. Vabbè, direi che Zerdast va più che bene. Che ne dici di Zerdast, tesoro? Zerdast, trovo che sia fantastico. Sapevo che non mi avresti deluso. Azzurra, non sforzarti troppo. Devi riposarti, sarai tanto stanca. Spero che mi si veda. Se vedete che ho le occhiaie perché mi sono svegliato da poco. Il tempo passava. Questo è il narratore. Il tempo passava e Zerdast cresceva. Passarono 5 anni. 5 bellissimi anni per Versil e la sua famiglia. Fino a quando... Che è successo? Zerdast, scendi! Io e la mamma dobbiamo parlarti. Cambiata la musichetta. Quelli siamo noi, ehi! Zerdast, io e la mamma abbiamo deciso che ora hai 5 anni. Che ora che hai 5 anni, sia giunto il momento che io ti mostri un po' il mondo. A me pare giusto, che 5 anni in casa è stato. Quindi oggi andremo a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Abitiamo in un ranch? Ok. Forza, Zerdast, andiamo! Fate attenzione, mi raccomando. Va bene, va bene. Ma guarda un po' che bella giornata. L'aria fresca della campagna mi mette sempre di buon umore. Forza, andiamo, Zerdast. Voglio mostrarti il nostro ranch. Ok. Attraversato questo ponte, saremo finalmente arrivati. Ok. Molto bella la grafica per adesso. Sembra figo. Ecco, ci siamo arrivati. Vedi quei Pokémon che camminano nel grano? Ah, che c'è un Miltank là sopra, credo.
si chiamano Milk Tank e ci forniscono sempre del buonissimo latte. Quando si fa buio però li chiudiamo dentro le stalle alle mie spalle per evitare che si facciano del male. Ok. C'è un'altra cosa che voglio mostrarti però. Vieni Zerdast. Va bene, va bene. Il tour del ranch stiamo facendo. Andiamo di qui. Dove ci porti? Sembra che siamo tipo in un ricordo perché è più chiaro, c'è una specie di filtro più chiaro. Zerdast, questo è il laghetto dove ogni tanto mi fermo a pensare. Guardando queste limpide acque, la mia mente riesce sempre a placarsi. Perché non provi anche tu? Zerdast si sente più rilassato ora, ok. Allora Zerdast, come ti senti? Sono sicuro che ti senti molto più rilassato adesso. Forza, continuiamo. Va bene, continuiamo. È una lapide quella. Non è un buon segno, non è affatto un buon segno. Vedi Zerdast, questo piccolo monumento è stato costruito in onore di tuo nonno, che si è sacrificato per salvarci. Ma faccio lo cazzo. Ma sei ancora troppo piccolo per questo. No, io voglio sapere. Forza, andiamo a casa. Andiamo a casa. Lascia delle braccia selvatiche e lascia uno strumento. Poi ci andiamo, poi ci andiamo. Che? Cos'è stato? Anzi, cos'è stato? Ma cosa ci fanno qui tre Pokéball? Zerdast, tu non muoverti. Io vado a controllare. Sì, sono proprio delle Pokéball. Sembra anche che ognuna di esse contenga un Pokémon. Ma dai! Ce n'è uno di tipo fuoco, uno di tipo acqua e uno di tipo erba. E quando mai? Mi è venuta un'idea. Zerdast, perché non scegli uno di questi Pokémon? Potrei prendermene pure io fino a quando tu non sarai abbastanza maturo. Ok. Forza Zerdast, scegli pure quello che più ti piace. Va bene. Allora abbiamo Trishout, il Pokémon Fuoco Suono, Shileon, il Pokémon Erba Folletto e Shunong, il Pokémon Acqua Drago. Quindi, sembrano abbastanza belli tutti e tre. Però quello che mi intriga di più, secondo me, è Trishout, il Pokémon di tipo fuoco. Anche perché è tipo suono, un tipo nuovo. Quindi, anche per questo ho preso. Perfetto, prendiamo lui. Ehi tu, cosa diavolo stai facendo? Chi è questo? Aldo Baio? Ah, è un cappuccio, è girato. Ok, mi sembrava pelato per questo. Quelle sono le mie Pokéball, me la pagherai per questo. Golem, attacca, oh merda. Golem. Terremoto cosa ha fatto? Finisce così. Benvenuti nella regione di Eldiv. Ah, è un achievement. Sì, è un fottuto achievement quello, vediamo. Gestione piena di carta straccia. Sei un poveraccio. C'è l'achievement, sei un poveraccio. No vabbè. Qui ogni cosa figa un applauso, perché veramente. Il computer che dice? Il computer sta trasmettendo diversi video a tematica Pokémon di un noto canale YouTube. Geni, geni assoluti. Qua c'è una Switch così a caso. La Switch, perfetto. Vediamo la televisione che dice. Vuoi accendere la televisione? Forse devo scaricare qualche font particolare, no? Comunque, parliamo quello in alto, in genere, sì. Ok, abbiamo accesa. Che dice? In televisione c'è un servizio sui campioni della Lega Pokémon. Vuoi spegnere la televisione? No. Dimmi cosa succede. Ok, vabbè, non ce lo fa vedere. Perfetto. Questo è il nostro letto, perfetto. Addirittura due posti. Questo è un libro. Questo libro è probabilmente caduto dalla libreria. Là ci sono le statuette di Charmander e Squirtle. Che figata. Incredibile. Troppo bello. Quello è Charizard. Quello è un poster di Charizard. Va bene. Tutto molto figo. Niente da dire. Zerdast, finalmente ti sei svegliato. Oggi è il tuo compleanno. Non sei contento? Oggi finalmente compi 16 anni. Peccato solo che tuo padre non possa essere qui a vedere quanto sei cresciuto. Dov'è finito il nostro padre? Ehi Zerdast, stai bene? Ti vedo un po' scosso. È scosso, sì. Infatti, racconta alla mamma il suo sogno. Ah, è un sogno addirittura. Capisco, i ricordi stanno iniziando a raffiorarti. Quindi è successo veramente, non me lo sono sognato, diciamo. Andiamo a sederci, devo raccontarti una storia. Ecco fatto. Comunque è invecchiata la madre, Mi dispiace raccontartela proprio il giorno del tuo compleanno, ma credo che tu sia abbastanza grande adesso. Ed il sogno che hai fatto lo dimostra. Vedi tesoro, circa 10 anni fa, tuo padre, il mio amato Versil, è misteriosamente scomparso. Un giorno decise di portarti a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Sì, è successo tipo 5 minuti fa.
Avevi 5 anni e fu la prima volta che ti facemmo vedere cosa ci fosse oltre il ponte. Quel giorno attesi tanto il vostro ritorno, ero davvero tanto preoccupata, ma sapendo che insieme a te c'era papà, sapevo che eri al sicuro. Purtroppo quella sera non tornasti né tu né tuo padre. Ero preoccupatissima e nessuno nei dintorni sapeva che fine aveste fatto. Solo qualche giorno dopo bussò nonna Lea. Nonna Lea! Attenzione, nuovo personaggio. Andai ad aprire e sull'uscio di casa insieme a lei c'eri tu, Zerdast. Eri svenuto ed accanto a te c'era anche una Pokéball. Penso Trishout, quindi. Purtroppo questo è tutto quello che so. Mi dispiace averti raccontato questa triste storia il giorno del tuo compleanno. L'ha presa bene, proprio. Ma era giusto che tu sapessi la verità su tuo padre. È da un sacco di anni che sono alla sua ricerca. E ora che sei diventato grande, potrai dare una mano nelle ricerche. Mi sembra giusto. Sai, Zerdast, potresti andare a Ludopoli a parlare con Ezio. Ok. Era un grandissimo amico di tuo padre e spesso facevano insieme delle ricerche. Ok. Vedi, lui è un esperto di Pokémon. Oh, a proposito, vieni con me, Zerdast, dove avrai il tuo regalo di compleanno. Va bene. Mi piace il design del suo personaggio, è figo. Eppure dovrebbe essere qui. Eccola. Ah, finalmente ci ridà il Trishout. Quindi Trishout è stato lì per 10 anni. Sì, è stato lì per 10 anni. Vuoi dare un soprannome? No, va bene così, visto che già è un po' comunque non l'abbiamo mai visto. Ero davvero impaziente di fartelo conoscere. In tutti questi anni me ne sono occupata io, cercando di tenertelo segreto in attesa di questo grande giorno. Quindi è rimasto a livello 5 per 10 anni. Vabbè. Ma le sorprese non sono ancora finite. In fondo oggi compisi 10 anni. Prendi queste scarpe da corsa. Sì! Cioè ce le danno subito, questo è importante. Forza, indossale. Sulle istruzioni c'è scritto che per poter correre devi mantenere il premuto il tasto Z. Ecco fatto, Zerdast, ti stanno benissimo. Forza, vai pure a Ludopoli ad incontrare Ezio. Con quel Pokémon al tuo fianco non ho di che preoccuparmi. Mi raccomando, cerca di tenerlo sempre in squadra. Questo Pokémon è davvero molto importante. Se ti posso dare un consiglio, non depositarlo mai. Oh, se incontri nonna Lea sul percorso, salutala da parte mia. Buona fortuna, tesoro, non farmi stare in pensiero. Ok, ok, nostra male se ne va. Andiamo, voglio aprire il menu. Oh cazzo, che figata. Quindi abbiamo Pokémon, la nostra scheda allenatore, lo zaino, le opzioni, esci a caso al gioco e salva. Ma direi che una salvata gliela possiamo dare, tanto per vedere. Ok, casa eroe. Ah, cioè la nostra casa. E già, vabbè. Sì, l'ho salvato poco fa. Ok, possiamo uscire finalmente dalla nostra casa. Vediamo un po'. Ah, là c'è Wigglytuff. Di chi è quel Wigglytuff? Wigglytuff di mamma. Wiggly! Ok. Qua direi che va bene così. Vediamo che dice. Dovresti riposarti un po'. Ah, ok, lei ci cura. Va bene. Per capire un attimo. Ok, ok. Buono. Abbiamo un centro Pokémon a portata di mano. Là c'è il caminetto. Ok. Va bene, possiamo uscire, direi. Ok, che figata incredibile. Quei colori è molto più figo adesso. Casa di Zerdast. Beh, mi sembra giusto. Qui si dà uno Pokémon? No. Possiamo correre con Z, non l'ho dimenticato, ok? Qua c'è uno strumento. Pozione, ok. Qua si trova uno Pokémon nella paglia oppure forse no. Ok, Miltank. Ci sono i muggiti dei Miltank. Ok, antidoto, buono. Quindi questa suppongo sia la strada secondaria. Va bene. Facciamo così. Così. E così. E ci andiamo di qua. Praticamente la strada che abbiamo fatto prima, nel ricordo. Qui possiamo soltanto venire dall'altro lato, quindi andiamo. Ehi tu, fermo! Chi è? Nonna Lea, è la nostra nonna, ok. Ma ciao Zerdast, ma guarda un po', la tua madre si è decisa di darti il tuo primo Pokémon. In realtà ci hanno dato 10 anni fa, però... dettagli. Immagino dunque che tu stia partendo ad esplorare il mondo e ad incontrare tantissimi nuovi Pokémon. In tal caso vieni con me. Vengo con te. Che figa la nonna ha vinto tutto, penso. Con la bandana, niente, è proprio un ninja. Allora, come puoi vedere, quest'erba è più alta di quella normale ed è anche più pericolosa perché dentro vi si nascondono i Pokémon selvatici. Tutti i Pokémon che incontrerai nell'erba alta possono essere catturati utilizzando dei oggetti speciali chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. Praticamente sono le basi per chi non conosce il mondo Pokémon e mi sembra giusto. Zerdast sistema Pokéball nella tasca Pokéball, mi sembra giusto. Per poter catturare un Pokémon bisogna però prima indebolirlo un pochino, attaccandolo. Quando la sua salute è bassa, allora puoi provare a lanciare una Pokéball per provare a catturarlo. Forza, prova anche tu. Ok, proviamo subito. Primo Pokémon, vediamo un po' chi c'è.
Che è quella cosa? È apparso Sparkle. Quindi questa è Sparkle, ok. Vai Trishout. Bella la musica. La lotta, graffio, ruggito, graffio, direi. Non c'è proprio una grande animazione. Brutto colpo a statico, cazzo, sicuro, infatti. Maledetto, quindi è tipo elettrico. È volante elettrico, forse, perché sembra un pennuto. Vabbè, vabbè, non direi che possiamo provare a catturarlo, senza dubbio. È bello perché lo facciamo noi, non c'è tipo il tutorial automatico che ci può fare le cose. Usiamolo. Lanciamo la Pokéball. Uno. Due. Tre. Quattro. Perfetto, catturato. Così. Velocissimamente. Sparkle. Novellino, quindi il primo Pokémon catturato, ok. Un Pokémon pacifico che vive nella foresta. Se attaccato, paralizza il nemico con una debole scarica prima di scappare rapidissimo. Ok, volante elettro, Sparkle. Perfetto. Soprannome no, va bene così. Ok, prima cattura. È così bello giocare con i Pokémon, vero? Giocare, abbiamo catturato più che altro. Va bene, ok. Hai finito? Mi raccomando, ricordati sempre di indebolire un Pokémon prima di lanciargli una Pokéball. Va bene, vediamo la lapide. Che c'è scritto nella lapide? Qui riposa un nonno ed un padre esemplare, che possa riposare in pace. Pace l'anima sua. Prendiamo questo strumento. Hai trovato antiparalisi. Ok, va bene, va bene, va bene. Io direi quasi quasi di terminare qui l'episodio. Sì. Va bene, siamo arrivati qui. Abbiamo incontrato, abbiamo fatto, vabbè, l'inizio ancora. L'inizio chiaramente non è niente di che. Cioè, a me già sta piacendo tantissimo, però dico, ancora non abbiamo fatto tantissimo come storia. Quindi abbiamo parlato, abbiamo conosciuto anche nostra nonna Lea. E abbiamo una missione, quella di raggiungere Ezio, l'amico di nostro padre, a Ludopoli. Quindi lo faremo nel prossimo episodio. Se questa serie vi piace vi invito a lasciare un like per supportarla, quindi per, comunque per darmi un motivo in più per continuarla. Quindi vi aspetto nel prossimo episodio. Bella!